Ciao a tutti e bentornati sul canale. Col video di oggi vogliamo portarvi a Torino, capoluogo piemontese, ricco di fascino e di mistero. In questa prima parte vi mostreremo il percorso che abbiamo seguito durante il nostro primo giorno di permanenza. Siamo stati a Torino per un weekend intero e diciamo che 2 giorni sono un buon compromesso per visitare la città e i suoi 2 più famosi musei, il Museo Egizio e il Museo del Cinema, che si trova all'interno della Mole Antonelliana. A questo proposito vi consigliamo di acquistare i biglietti in anticipo, soprattutto per quanto riguarda il Museo Egizio, tramite il comodo sito online. Qui sotto vi lasciamo il link diretto alla pagina dedicata. Noi siamo arrivati a Torino in auto, ma la città è servita anche dalle ferrovie e da un aeroporto. Se decidete di fare lo stesso, sappiate che la domenica tutti i parcheggi sono gratuiti, compresi quelli blu, e che comunque la città è dotata di un'ottima rete di trasporto pubblici. Noi ad esempio abbiamo sfruttato molto i tram, soprattutto la sera. Anche la sera le insegne dove ci sono le fermate dei tram sono ben illuminate, per cui è veramente facile utilizzarle. Sì. Prima di arrivare al nostro hotel, che abbiamo scelto un po' fuori dal centro della città, ci siamo fermati alla stazione di Porta Nuova per fare la Torino più Piemonte Card, che è questa qua che vedete. Fallo vedere meglio. Questa carta vi permette di avere sconti ed ingressi gratuiti a diverse attrazioni della città e può essere anche integrata con il pass mezzi di durata differente, quindi 24, 48, 72 ore. Qui sotto trovate il link con tutte le informazioni utili comunque. In generale vi consigliamo di valutare bene se fare o meno queste carte. Sì, infatti se ne trovano in giro anche in tutta Europa, ma la loro convenienza dipende molto dal giro che decidete di fare e soprattutto dai vostri interessi. In generale noi raccogliamo in un foglio Excel l'elenco di tutte le cose che vogliamo visitare con i relativi costi d'ingresso. Infatti poi una volta calcolato il totale lo confrontiamo con il costo della carta e quindi decidiamo se farla o meno. Fate attenzione perché in genere queste carte offrono una percentuale di sconto sull'ingresso a determinate attrazioni e non un vero e proprio ingresso gratuito. Alcune magari attrazioni sono gratuite, però giustamente tante hanno questa percentuale di sconto, quindi bisogna fare un calcolo ulteriore. Esatto, bisogna valutare. Ultimo consiglio: se decidete di passare la serata all'interno del Museo del Cinema, assicuratevi di prenotare il ristorante per cena. Perché la zona della Mole Antonelliana è sempre molto molto trafficata, molto frequentata e soprattutto durante il weekend rischiate di non trovare il posto, come è successo a noi. E un'altra cosa, se avete visto che all'interno della Mole Antonelliana c'è Italy, state attenti perché di fatto è aperta solo di giorno, la sera chiude. Sì. Al momento la sera chiude. Per questo motivo noi ci siamo ritrovati a girovagare un pochino per il centro e abbiamo cenato alla Taberna Libraria, che è un locale tipico che offre anche alternative vegetariane che non hanno niente da invidiare ai piatti tradizionali. Link al sito nell'info box e noi vi lasciamo le immagini. Thank you.
fortunata sono stati il Turinari, che è il pallone aerostatico frenato più grande del mondo, la caccia al dito di Cristoforo Colombo, il dito dorato di un'effigie dedicata al conquistatore italiano che si dice porti fortuna, la splendida Piazza Castello e i suoi tram, il Museo Egizio, il museo più antico al mondo interamente dedicato alla civiltà egizia, secondo per importanza solo a quello del Cairo, il gelato Pinguino di Peppino, una vera e propria istituzione a Torino dal 1884, un cremino delizioso di cui potrete scegliere il gusto non solo del gelato interno ma anche della copertura di cioccolato. Si conclude qui il video relativo alla prima giornata di Torino. Mi raccomando, non perdetevi la seconda parte. Alla prossima! Alla prossima!